E allora ci siamo pronti per la gara ufficiale Veneto FGF, siamo qui nella sede della Ghirada di Treviso, stanno già scaldando i giocatori Michele Turetta e Carlo Ross, pronti per questo quarto di finale. Insieme a me il commento tecnico Samuele Casotto, ciao Samu. Buonasera a tutti, ciao Jacopo. Amico di uno dei più grandi giocatori qui in Veneto, anche se quest'oggi non è andata molto bene, è andata meglio a me addirittura che a te. Ma bravo, anche Jacopo, un amico, bravo. Un amico anche di Dido for the Middle, perché siamo anche in diretta in cross posting sulla pagina, quindi massima diffusione per questa grande partita. È un quarto di finale, uno dei giocatori più talentuosi insomma a livello veneto, Michele Turetta, contro un Carlo Ross che sta facendo una stagione eccezionale e ha fatto molto bene anche nella settimana ad Assen del Wim Mau, la scorsa settimana praticamente. È vero, infatti Michele è il mio compagno di squadra che gioca con la Rambla con noi, io lo reputo attualmente, secondo il mio punto di vista, il giocatore è abbastanza più in forma. Abbiamo fatto la Coppa delle Regioni giù a Roma, ha vinto anche il titolo di singolo, il titolo di doppio insieme a Michel Furlani. E mi aspetto una bella partita perché anche Ross è un grandissimo giocatore, lo sto seguendo da tempo e mi entusiasmo perché è veramente un bel giocatore. Sì, abbiamo seguito le sue insomma imprese in Olanda la scorsa, pochi giorni fa, e ha fatto veramente molto bene, arbitro d'eccezione anche qui Catallo, quindi veramente abbiamo il top del top qui in pedana, nella pedana centrale della Ghirada di Treviso che ci ospita. Mentre i giocatori vanno al bull, vediamo anche chi tirerà per primo. Dovrebbe essere un 25, questo non sono riuscito a vedere bene. Fai anche un applauso al nostro tecnico. Esatto, sì. Il nostro tecnico Picello Stefano che ci sta dando una grossa mano per la produzione video. Il bull l'ha vinto Carlo Ross e quindi partirà per primo Carlo. Carlo Ross partirà per primo, fanno le 6 frecce di riscaldamento adesso. Turetta fa le prime 3 frecce di riscaldamento. Braccio entrambi verso i numeri alti del bersaglio, prova la doppia. Anche Ross si scambia la mano con l'arbitro. Ultime 3 frecce per Michele, partenza per Ross. Eccoci, qui ci siamo, questi sono i quarti di finale. Nelle altre partite Fabio Bendoni ha vinto 4-3 contro Boccone, Caterina ha vinto 4-3 contro Max Dalla Rosa, Giovannini 4-2 contro Rollo, Raschini 4-3 contro Catallo, Turetta 4-1 contro Focconetti, Ross 4-0 contro D'Alessandro, Marcon ha perso 4-2 contro Stecconi e Ogni Beni 4-2 contro Milinko. Abbiamo cominciato e si parte con un 45 per Carlo Ross. Ricordiamo che si gioca 4 su 7. Turetta è sempre forte in triple, la prima freccia che ho visto in questo periodo, 140 le partenze di Turetta, bellissimo Michele. Parte sempre convinto Michele perché ha una bella convinzione nelle prime tris di frecce. Ross, insomma, bella sbracciata anche lui, sarà una bella partita secondo me. Insomma, parliamo anche, questi qui sono tornei un pochino, tanto attenzione, qui le prime frecce in triple, la seconda è bassa. Dicevamo, 9 per Michele. Sì, dicevamo, questi qui sono tornei abbastanza simili a quelli floor che Turetta ha giocato in Q-School e è andato, ricordiamolo sempre, un paio di anni fa a un punto da prendere la tour card. E se guardiamo, se non erro tu quella volta, che sai meglio di me, ha battuto anche Benito Van der Pas. Era una qualifica European Tour, intanto 44 qui di Michele. È bello che se guardi quella classifica, lui è in mezzo tra Dirk van Duivenbode, Diogo Portela e Cristo Frattaschi, tre che stanno facendo il mondiale. Tanto centone qui di Carlo Ross. Carlo che quest'anno ha praticamente maggiore esperienza a livello internazionale rispetto a Michele, perché Carlo appunto ha fatto... Sì, Michele ha mollato un po', però ha fatto negli ultimi anni insieme a, appunto, a, come si chiamava, la Made in Italy. Made in Italy, esatto, sì. Rollo, Micheletti, compagnia bella, Furlani, hanno fatto delle esperienze che veramente in pochi in Italia hanno fatto. E soprattutto ha anche giocato Michele la Coppa del Mondo sia quest'anno in VDF a settembre, ma anche intanto questo 160 non entra ma fa 60 punti di mano a 100, mentre fuori dalla zona di checkout Turetta. Quindi andiamo a seguire un pochino la fase finale di questo primo leg, Samu.
32 di Carlo, 100 per Turetta. Giovanini, Rosco, un'altra partita. Eh sì, un'altra bella partita questa tra Giovanini e Rosco. Vediamo Turetta qui, prova il top top, la prima entrata e non entra la seconda, mamma mia. Era bella, un bel trizio di frecce questa, perché ha provato il top stops, la prima entrata a 133 Ross, che parte dal 20, ne fa 40 e con l'ultima si aggiusta al 59 per rimanere a 74, mettere Turetta sul doppio 10 e quella prima. Diciamo 19 frecce per Michele. Confermo, sì. Break in 19, 1-0, quindi niente male questa partenza per Turetta. Vedi che parte subito il triplo Michele. Su Matta è 139, no 99, la seconda non era dentro. Purtroppo con l'applicazione che stiamo utilizzando non si vedono bene le medie, anche se facile da calcolare. Tanto Ross entra in tripla, sì. Tanto abbiamo sentito un'esultanza, dall'altra parte no, non riusciamo a vederla. C'è Rosco che sta giocando appunto contro Giovannini. Sì. Perché appena chiuso Giovannini. Giovannini, giocatore dalla provincia di Trento, che abbiamo imparato a conoscere anche molto bene, ha vinto una bella partita che abbiamo visto qui vicino contro Gabriel Rollo un paio di minuti fa. Avremmo dovuto mandare quella, ma per motivi tecnici non siamo riusciti e stiamo mandando questa partita di quarto di finale. Dopo mostreremo una semifinale e le due finalissimi, il femminile e il maschile. Abbiamo qui Fabio Bendoni con noi, che ha appena perso l'altra partita, però l'ha persa con onore, insomma. Ha perso i quarti di finale con Caterino, quindi Fabio continua a essere forte middle. Un saluto a tutti. Ciao a tutti, grazie mille sempre per il supporto. Avanti così. Intanto c'è stato un 99 di Ross. Vi chiedo ovviamente di evitare di disturbare i giocatori che stanno giocando, quindi di mantenere un pochino la voce bassa. 58 di Turetta, bene Ross in questo leg. Arriva un 44, rimane a 200 giocatore marchigiano. E questo, Samu, è un pochino, tanto qui Turetta, 180 il primo, 65. Tanta roba. La partita precedente ne ha stampati ben 3, 180. Tanto dovrebbe essere un 44, questo no, 40 addirittura, di Carlo, 65. Parte dal 15-10, double top per andare 2-0. Ovviamente scambia il braccio Michele. Mi ha sorpreso, non c'è andato sul 25. Non entra, ma un pochino alta. Cioè, lo conosco abbastanza bene Michele con 65 e spesso usa questa tecnica di, perché se lo prende tipo occhio, rimane occhio, occhio, mamma mia, la prima era dentro. Ross. 100 di Carlo Ross, double top per andare 2-0 per Michele, ancora 4 su 7 questa partita. Sì. C'è. Quella c'è prima. Primo leg. È un altro 19 frecce per Michele. Primo leg 19, secondo leg 19, 2-0 Michele Turetta. E vediamo qui Ross che parte sfarfallando un pochino, però 69 alla fine, sì. Era una tripla sul 19 l'ultima. 7-5 triplo 19. Alta freccia in tripla, alto centone. Sta giocando veramente bene. Anche Ross sta tirando. Sì, sta rispondendo, sì. Peccato quell'1. Insomma, dobbiamo fare anche. Impressiona un sacco Jacopo la costanza che ha Michele nel settore, perché parlando con lui mi dice sempre che si allena un sacco nel settore. E infatti lo si vede nelle partite ufficiali così. Michele è uno che vedo poco sbagliare il settore del 20. Alterna poco, dal mio punto di vista, che alterna poco il 20 col 19. Però diciamo che nel momento in cui il 20 ti va dentro non serve che vai a 19, no? No, assolutamente. Intanto altra tripla quindi Michele che fa 66. Lei che è equilibrato, lamenta, questo. Si lamenta perché ha sbagliato il 5, ho appena detto che non sbaglio il settore. Occhio alla prima che bella, eh. Occhio alla seconda che bella, però credo che sia sotto. Aspettiamo la conferma, infatti è un centone. Siamo lì, eh. Questo è un leg che Carlo non può permettersi di perdere, perché sotto 2-0 sarebbe anche un ulteriore break questo. Eccolo qua, lo switching basso, però non porta tripla, 59, però siamo lì nel punteggio. Deve andare in chiusura qua Ross, infatti fa una tripla con la prima freccia fantastica, prende l'1 con la seconda, e mi sembra che sia triplo 5 dovrebbe essere, no, triplo 20 invece. Fantastica, belle frecce di Ross. Sì. 87 resta. Michele scende sul triplo 19, c'è, cioè, attenzione, che risposta ragazzi. Che risposta ragazzi, bravo Michele.
Bella partita, 87-82. Carlo 17 non c'è, 20 per il Bull. 20 c'è, Bull per andare 2-1. Samu. 19 Turetta, 19 Turetta, 18 Ross. Niente male. Da dietro le quinte che Ross nel girone ha stampato 11 frecce, non so a chi, però 11 frecce di questi livelli è tanta roba. Ma Carlo sta giocando veramente bene, mi sta impressionando. Anche a livello regionale nelle Marche ha ottenuto degli ottimi risultati. A me veramente piace molto. Non gioca in una squadra qualunque. Bravissimo. Abbiamo a che fare con Rosco, Tomasetti. Ma infatti stavo ragionando una cosa. Questo anche un po', permettimi di dire, Sonic, non una squadra qualunque in Italia. Adesso so che Samu mi sbraiti dietro, perché purtroppo le cose col club non sono andate bene a termine di vittorie italiani. Quello. Però è un super, sì, è un super classico questo, Super Sonic contro Rambla. Sì, ci sono stati degli anni passati che ho qualche rammarico, però onore al merito ai ragazzi, perché stiamo parlando, secondo me, insieme alla Palusa, insieme a Jobar, a una delle più forti squadre italiane. Tanto Carlo qui non è partito bene, e nello score è 3-4-8, devo mettere 10 punti in meno, quindi la 60, quindi mettiamo 50 e il punteggio ora è giusto. Michele deve approfittarne e Carlo soprattutto non può mollare adesso, perché anche questa freccia un po' bassa scivola sul 5 la seconda e fa 45. Non bene. 30-27-45 per Carlo, dopo tre leg praticamente giocati a tutta da entrambi i giocatori. Turetta c'è? Turetta c'è, ragazzi, Turetta c'è. 140, non centone. Non è semplice stare dietro a Carlo Rosso, un giocatore che ha dell'esperienza, anche se è ancora molto giovane Turetta, però è ancora molto giovane. 119, sì. 5 con la prima, poi due tripli, 19, scusate. 148, attenzione, non può chiudere. Però sono buone frecce, ragazzi, sono buonissime frecce queste. 98, no, rimane a 50. Dopo 15. Non tira il Bull diretto. Sarebbe molto bello, sarebbe molto spettacolare, ma mi sa che tira il 10. Carlo comunque, ragazzi, si è sistemato dopo un paio di visite negative. 10 con la prima, double top con la seconda, non c'è, alta di poco. E bassa. Ben per Michele, che è fuori dalla zona di checkout Carlo, ma per come sta giocando Carlo Ross qui, sono sicuri che metterà un po' di pressione. Vediamo se ne arriva tantissima. Arriva un centone, terzo centone di fila, rimane 80 e Michele deve mettere il doppio 10. Non c'è, è un 6 addirittura quella prima. Doppio 7, va interno, chance per Ross qui. Un po' pasticciato Michele in doppia. 80 si può chiudere anche in due, attenzione. Che brutta. Prima brutta freccia questa per Ross. 25 Bull, attenzione, 25 Bull. Sarebbe stata la seconda di fila, Jacopo, eh. Sinceramente non abbiamo gli super zoom per capire se fosse stata dentro, però era una bella freccia. Lì, però era lì. Ture doppio 5 e va interno. Disastro per Michele questo qui, Balla per rimanere la doppia 10. 50 per Ross, attenzione. Ma la possibilità di portare in pareggio Ross la partita. Double top. Sarebbe ancora bella, Alta quella prima di molto. C'è la seconda. Ed è una freccia questa che porta il 2-2 di Carlo Ross, tanto in 24, ma il contro break è una partita 4-7, a un livello comunque così buono, non è niente male come cosa. Tanto ha segnato l'Argentina in finale mondiale contro la Francia e ha segnato ancora Lionel Messi. Con due piedi di Mbappé precedente. Esatto. Arriva un cinquantone qui di Ross. Beh, certo che chi guarda questi, veramente gli appassionati guardano mentre sta giocando la finale mondiale, per quanto questo sia mondiale. Perché a due metri da noi ci sono 10 televisioni che la stanno facendo vedere, però se vi posso garantire dietro ci saranno una cinquantina di persone che stanno anche di più, anche di più. Quindi onore al merito al movimento italiano di freccette che si sta. No, e soprattutto permettimi di dire una cosa. I numeri pazzeschi, sono 268 complessivi, 220 al maschile e una quarantina al femminile.
tanto si siede vicino a noi, anche Gianni Miatto. Giornata abbastanza sfortunata anche per Gianni. Eh sì. Quella di oggi. Centon di Ross. Duretta scende e fa 171. Prima ha fatto un 180, adesso 171. Insomma, niente male. Attenzione, non sono sicuro del tutto. No, centone infatti, non mi sembrava. Ed entra in zona di checkout. Ora si gioca a livelli alti. Ora si gioca a livelli alti. 60 di Turetta. Entrambi in zona di checkout. Non si ci regalano un super checkout. Non può farlo Carlo Ross. Però qui si prende una tripla e leg si mette bene per lui. 58. Scelta che non mi fa impazzire, sinceramente. Attenzione, 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 attenzione. Mamma mia. Eh sì. Ieri sera, sì. Per vincere il suo turno non dovrebbe essere dentro la tripla. E allora... gli scappa via addirittura la freccia. Eh sì, brutta questa freccia di Carlo. Turetta double 12, doppio 6. Attenzione. E c'è, bravo. Miglior leg della partita in 18 contro break. E Turetta tira per il match. Bravo Michele, qua a non perdere la calma, l'ultima freccia con l'avversario in chiusura, tanta su 60, roba. Su 60 peraltro, quindi era una chiusura comoda per Carlo. Michele, che è una macchina da guerra, macchina da guerra ragazzi. Perché quando lui parte la tripla te la mette sempre Michele. Cioè, c'è un, l'unico dato, eh sì, bravo, bravo veramente. Scende, fa... e fa tanto 87, 59... Dunque, tanto qui 43 qui di Turetta. Tanto il punteggio è 3-2 per Turetta. Non so perché si sia riazzerato il conto di lag, però 3-2 per Turetta. Avete fatto bene a segnalarmelo. Attenzione, arriva un 21, non benissimo. 3,77 il punteggio rimanente di Ture. Tripla 20 con la prima, dovrebbe essere un 122, sì. Sì. Qui Michele ragazzi parte, Michele è partito, ah, Carlo è abbastanza largo, parliamo già di 100 passaporti di vantaggio. Attenzione, la seconda un po' bassa e 59. Questo caso è quel leg lì, potrebbe essere stato un po' 19 con la prima per Michele, mi sa che è un 76 o no. 40 fatti, un triplo 7. 40 fatti. E bravo, bravissimo. 60, sono buoni per meno del 195. Pensa che Carlo neanche con un 180 riuscirebbe a entrare in zona di checkout, quindi questo leg ce l'ha in mano Turetta. Vediamo cosa fa Turetta con 195. Io tirerei... è 28. Frecce, Carlo, frecce temo che Carlo abbia un po', abbia un po' mollato qui. Mi fa 45. 59 credo, sai. 45. No, 59, se avevo ragione io, al triplo 7. Rimane a 136. Carlo non molla però. Carlo non molla. Carlo non molla. Super 134. Rimane a 200. Ture 136. Non può più chiudere. Giù, giù su 19 tripla. Tripla singola. Tripla sindaca. Giusto, giusto. 58. E Carlo sai, su 200 se mettesse una tripla... se mettessi a seconda e forse c'è, e se mettessi a terza che c'è, no 140 ha riaperto clamorosamente il leg con un 134 e 168. Turetta per il match double top, rifà il movimento, prende respiro e va, e c'è, che chiusura ragazzi. Turetta ha vinto, Samuele ha vinto Turetta chiudendo 18-19-21. Non male, tanta roba. Peccato perché qui si è zelato lo score, ma perché non avesse visto il punteggio. È 4-2 per Michele Turetta. Una partita veramente, veramente bella. Siamo divertiti a commentare questa partita. Eh sì, tanta roba. Vediamo le partite successive. Bravo, partite successive. Allora abbiamo Caterino contro il vincente da Giovannini e
Cataldo e scusatemi Raschini che stanno ancora giocando adesso, e Turetta affronterà il vincente della partita tra Stecconi e Ognibeni che stanno giocando alla nostra sinistra ed è appena cominciata, sono 0-0. Invece la partita di Rosco sinceramente non riesco a vedere, proprio dall'altra parte della sala. Nel femminile Airoale contro Bernardelli, la prima semifinale, stanno giocando, anzi sta giocando Bernardelli a dire la verità, e sta giocando Asia Marini che sta giocando contro la Osti, sì, è l'altra semifinale. E allora Samuele, se sei d'accordo, e salutiamo un attimo gli amici qui di FGF Veneto e di Diddle. Aspetta che faccio fare un saluto a Michele. Michele saluta davanti alla telecamera. No, eccola qua, Michele vi saluta e ci vediamo più avanti, ragazzi, nel corso del torneo. Grazie mille Samu, ci vediamo tra poco per la seconda partita, la semifinale penso, del torneo maschile.